Il dipinto di cui vi parlerò oggi è uno dei capolavori del nostro museo ed è anche uno dei dipinti più celebri dell'Ottocento italiano. Venne realizzato da Tranquillo Cremona nel 1878, si intitola L'Edera ed è l'ultima opera, il capolavoro, una sorta di testamento spirituale, perché Tranquillo Cremona morirà quello stesso anno, a soli 41 anni, per un'intossicazione legata alla pratica di mescolare i colori direttamente, impastarli direttamente sulla mano, una procedura che darà origine a un avvelenamento dovuto alla sostanza, al piombo contenuto nella biacca. Questo dà subito un'aura, un'atmosfera di bohème a questo che è un capolavoro che appartiene proprio, anzi rappresenta quella che sarà la pittura scapigliata, il movimento che rappresenta uno degli episodi più interessanti della pittura italiana del secondo Ottocento. È un dipinto che si caratterizza per la novità sia nello stile che nella scelta del soggetto. È una scelta audace, è il rifiuto, è la fine di un amore, ma è anche il rifiuto di una donna nei confronti dell'amante che la abbraccia e cerca di avvincerla a sé, di trattenerla. È qualcosa di assolutamente nuovo e audace, qualcosa di addirittura scandaloso, ma erano molti i temi che nell'ambito della scapigliatura si rifacevano. Facevano a temi decisamente in contrasto con quella che era la morale borghese. La grande novità è anche nella stesura: è una pittura vaporosa, è una pittura che rende l'atmosfera, una pittura che è fatta di luce, che abolisce completamente il contorno, la definizione e che noi vediamo come libera, come assolutamente capace di rendere una situazione sentimentale, intima. Sarà questo il testamento di questo artista straordinario che aveva appunto solo 41 anni nel momento in cui scompare dalla scena artistica e che incarnerà proprio attraverso anche la sua morte prematura, l'immagine simbolo dell'artista tormentato, dell'artista della generazione scapigliata lombarda.